Allora, vogliamo discorso, due parole. Firma. Vecchi tempi, quando il brevetto si prendeva al momento, quando l'istruttore, amico poi, non saliva a bordo del biposto e diceva: ora è arrivato il tuo momento. Atto di coraggio da parte dell'istruttore, perché il dente era suo. È arrivato il tuo momento, il dente era, non significava che sapeva volare, ma che era arrivato il suo momento. Non si sa che momento. E poi si faceva il giro, si preferiva dire in quelle occasioni, ecco, cerca di restare sempre in vista per questo volo, di restare sempre visibile. Almeno so dove cavi. E poi, se poi sopravviveva. E poi in genere c'era un perfetto atterraggio. Un perfetto atterraggio. Devo dire che io mi sono sempre rifiutato di insegnare ai miei alunni di atterrare. Perché ci sono troppe variabili e la parola atterraggio è veramente troppo complicata. Per cui prendere ogni punto e cercare di chiarirlo diventa una faccenda un po' troppo difficile. Allora cosa facevamo? Quando l'allievo aveva già una discreta padronanza del mezzo, si abbassava sempre più la quota. Sceglievamo dei grandi prati in prossimità della pista e via via si faceva tutta una sessione di volo veramente a pochi metri. Si insegnava poi a fare le virate, girando attorno a certi ostacoli che in genere erano dei piloni, dei tralicci della luce senza, ovviamente, senza linee elettriche. C'era anche quell'albero a rete. Anche un albero, E poi si faceva naturalmente quell'albero, ci girava una volta a destra, una volta a sinistra. Alla fine uno si trovava ad aver fatto parecchie ore a bassa quota e atterrare era semplicemente levare un po' di motore e ci si trovava per terra. Poi mi ricordo un inverno ad Acqui, estremamente nevoso, non ero ancora Francavilla Misio, e non si poteva volare. E allora bisognava cercare una soluzione. Io avevo un parente acquisito che faceva tavole da surf incompensate. Abbiamo messo tre grosse tavole da surf. Poi c'era un mio amico che era un genio della meccanica, Paolo Rossi, e abbiamo messo queste tre tavole di compensato. C'è qualche video che gira? Credo di no. No? Quella volta non esistevano le cineprese. Ora, cosa succedeva? Che se io ho di fronte a me un carrello vuoto, insomma, e sollevo un rotino anteriore, ci riesco benissimo. Se sollevo un rotino posteriore, già la faccenda cambia. Ora, succedeva che in due soprattutto, su neve non troppo compatta, quell'inverno gli è da piterne, ogni volta che acceleravo il ruotino davanti, nonostante avesse il suo pattino davanti, sprofondava. Come mai? Oppure quando eravamo fermi lo snowboard davanti andava benissimo, quando acceleravo sprofondava, sì, perché il motore era in alto, quindi faceva questa gran spinta, era asimmetrica e il ruotino quindi si infossava nella neve. Abbiamo dovuto togliere questo snowboard, allungarlo, quasi raddoppiarlo, e allora abbiamo risolto la faccenda. Mi sono reso conto quindi che
ogni volta che si opera con un carrello a motore, specialmente quelli un po' alti, come in un terreno morbido, in un terreno che fa resistenza, non solo il nevoso, tutto, gran parte del peso viene caricato sul rotino anteriore. E questo questa è una faccenda che può essere pericolosa. Allora ho pensato, bisogna compensare facendo una resistenza in alto. Ecco perché la mia tecnica di decollo era comunque a mezzo fermo, mettere comunque la barra in alto, a livello della barra anteriore. Poi appena il mezzo si sollevava, cessando di colpo questa resistenza del terreno, il carrello andava avanti, però l'assetto della vela restava uguale. E questo permetteva, secondo me, un decollo più sicuro, più rapido, mentre vedevo alcune persone che con l'idea di prendere più velocità su qualunque terreno tenevano la barra vicino al petto, no? E poi a una certa velocità cabravano per salire. Tutto questo non ha molto senso, perché si può partire tranquillamente con la barra in avanti. E quando è il momento della salita, appunto, il carrello da solo si sposta, la barra viene indietro, però l'assetto del deltaplano non cambia. Quindi gli assetti si facciano. Ricordarsi anche in atterraggio che questo mezzo che procede, se si ha la sfortuna di finire in un terreno pesante o in un terreno con erba piuttosto alta, c'è una fortissima tendenza al capottamento. E allora dare la precedenza quando si atterra all'effetto frenante della vela, che è molto più efficace che non i freni. Il freno anteriore, come diceva Crozza sulle Vespe, le emergono, è meglio non usare, ma c'è sulla Vespa, ma è meglio lasciarlo stare. E sul carrello, che ha soltanto il freno davanti, è meglio lasciarlo stare. E invece l'effetto frenante della vela è molto importante, perché alleggerisce il rotino davanti, che è in crisi su un terreno pesante o erboso o sabbioso. Quindi la vela, secondo me, quasi rimane stallato. Sì, usarla sempre con freno in atterraggio, perché evita tanti problemi. Certo. Poi un'altra cosa piccola, che però ho visto che è molto efficace, quando l'istruttore era dietro e l'allievo davanti, a volte si usano quelle barre curve, di modo che l'istruttore dietro abbia. Però cosa succede? Che se l'allievo ha le mani sulla barra e l'istruttore sui prolungamenti della barra, può accadere che l'istruttore metta della forza in un senso, l'allievo non si rende conto se è una turbolenza o se è l'istruttore che sposta la barra. Allora, veniva molto bene a me, da dietro mettere le mie mani sugli avambracci dell'allievo e dare dei piccoli input a destra, a sinistra o avanti e dietro. Quindi l'allievo, io ero come l'allievo era un po' come il servofreno, ci metteva la forza, no? In quel modo lì io riuscivo a correggere l'allievo, di modo che non pensasse che la forza che sentiva sulla barra non sapeva se era mia o della turbolenza. E quindi due piccole cose che mi sono servite molto. Un'altra cosa, noi non avevamo apparecchiature radio, col motore molto vicino, le comunicazioni vocali erano difficili, quindi avevamo provato sui dei tubetti, delle
le radio ancora non esistevano. E allora si faceva a segni. Sì. Io con le mani, destra, sinistra, in alto, in basso, via motore, quelle cose. È più efficace. Totico. La consegna degli attestati agli impavidi piloti di Delta Plano. Vai. Io non li conosco. Non li conosco, no? Allora, Gabriele. E vai. Vieni. Non si vede l'Aquila, non si vede l'Aquila. Grazie mille. Beh, io nella mia vita ho fatto il maestro elementare, quindi è sempre stato un privilegio poter trasmettere le mie esperienze prima ai bambini e poi adesso anche ora è il momento di Casarini Maurizio. Se vuoi Mauri, non si vede l'Aquila, foto diritto con l'attestato. Vai. Cosa fai lì di fianco? Io? No, lui, Marco. Lui è il medico quando si, poi si pianta, lui gli deve mettere. Lui gli deve aggiustare. Mi sei piazzato davanti. Lui è quello che li deve aggiustare quando si pianta. Vai Paolo! Sono finiti? E ora finito. Abbiamo il mio. Passo, finito. Abbiamo il fortunato Marco. E vai! Grazie di tutto, grazie. Non è finito perché il nostro istruttore Ferdi, e vi posto sono già stati consegnati dall'esaminatore, ma Ferdi ha qualcosa da darvi. Sì, da consegnare. Sono dei soldi. Bravo! Prendiamo la seria. Innanzitutto grazie per... Grazie a te. Per le serate, di passare. Discoteca. Per cui... io avevo voglia di essere un po' presente, nel senso che poi girando mi sembrava giusto... mi avrebbe fatto piacere consegnarvi qualcosa che ricordasse questo. E devo dire che piuttosto che la vostra carriera di allievi ho tenuto conto della carriera da frequentatore di social e, dove il profilo che ne viene fuori mediamente è quello da prima media. Per lui pensavo a un qualche cosa che vi aiutasse poi nella pianificazione del futuro, la navigazione che verrà dopo, che verrà dopo, quindi ho pensato che poteva essere un presente e qualcuno che pur avendo già fatto la meditazione di posto poi la userà, perché la Jepsen però non aveva un granché da offrire. Cosa? Jepsen. Sì, no. I navigatori ci sono, quindi... Bocciato. I nomi sono Gabriele, pescato a caso, non tanto. Alberto, pescato a caso, non tanto. Piercarlo, pescato a caso, non tanto, presenti qua, e Riccardo, che l'esame di posto l'ha fatto, ma
No, non c'è un basta. Avrebbe bisogno ancora un po' di... E voi mettete per iscritto l'impegnato davanti a tutta questa gente qui. Che è la prima volta che vi mettete sopra una cartina per programmare il vostro volo, usate... Siamo la munizione, ragazzi, anime lo guardo.